Mi ricordo che nel 2009, insomma, l'Italia era appena entrata nella crisi, al tradizionale incontro di Natale con Lucid, gli imprenditori dirigenti, il nostro vescovo Antonio diceva: questa crisi ci cambierà, non pensiamo che dalla crisi usciremo come prima. Mi pare che sono passati 5 anni, ma ancora questo concetto non l'abbiamo molto ben interiorizzato. E su questo credo che sia opportuno riflettere. Prima a cena con il professor Giovannini si è parlato di molte cose, ci ha illustrato moltissime cose interessanti. Mi hanno sentita dire una con particolare entusiasmo. Oggi un insieme di sigle del mondo associativo italiano riunite sotto la dizione Alleanza contro la povertà ha presentato un progetto che si chiama RACE, Reddito di Inclusione Sociale, che vorrebbe con 7 miliardi di euro cancellare la povertà in Italia, cioè far uscire quei 6 milioni di italiani, vale dire il 10% della nostra popolazione, che oggi è sotto la soglia della povertà. Ecco, questo è uno dei progetti che durante il governo Letta in qualche modo era stato messo in campo e consentito al professor Giovannini essere particolarmente affezionato. Chissà forse se fosse riuscito a condurre in porto una legge col suo nome, penso che sarebbe stata questa quella che avrebbe tenuto di più. Ecco, un'altra cosa che gli ho sentito dire e che mi è rimasta dentro è: la gente non ha voglia di sentirsi dire la verità, perché la verità fa male, perché la verità ci mette di fronte anche ai nostri limiti, alle nostre difficoltà. Ecco, invece, professore, noi questa sera abbiamo proprio bisogno di parole di verità. Innanzitutto perché nella situazione in cui siamo credo che di slogan consolatori nessuno senta più il bisogno. E poi perché attraverso la verità, anche quella dura, anche quella difficile, a partire da quello che noi possiamo ripartire e provare a cercare nuove strade se quelle che abbiamo percorso finora si stanno rivelando insufficienti o incapaci di farci uscire dalla crisi. E credo che questo sia un altro ulteriore tassello del dramma che stiamo facendo davvero fatica a interiorizzare in questo nostro Nord-Est, che per un momento si era creduto ricco una volta per tutte e oggi torna invece a vedersi povero, oltre che di risorse materiali, anche di un'idea di futuro. E questo tocca particolarmente, credo, le fasce giovanili, ma ormai sappiamo poi che cosa significa essere giovani, spesso parliamo anche dei quarantenni come giovani. Ecco, di domande ne abbiamo già ricevute 3, ma il professor Giovannini ci ha annunciato un intervento sintetico, che spesso vuol dire anche chiaro ed efficace, anche se non breve come quelli da talk show che lasciano il tempo che trovano, proprio perché poi ci sia modo di fare domande. Quindi iniziate anche a prepararvi, sì, le vostre domande, quello che desiderate, vedrete che cercheremo di trovare tempo per tutti. Grazie intanto, professore, a lei la parola. Grazie di questo invito, lo dico non formalmente, lo dico perché le persone che ho davanti, così differenti per età, certamente per esperienza, sono venute questa sera, vogliono cercare di uscire da questo incontro avendo appreso qualcosa, avendo capito qualcosa di più, magari con una voglia diversa di affrontare le cose. Poiché è vero che sarò breve, ma non brevissimo, qui ci sono delle sedie libere, vedo tante persone in piedi in fondo, quindi le invito a venire qui a sedersi, qui ci sono 2 posti, qui ce ne sono 4, qui ce ne sono altri 5, lì 3, insomma c'è posto per tutti, quindi vi invito a... Ecco, ottimo così, anche. Così, se permette, ne approfitto anche per salutare il delegato vescovile per la pastorale sociale del lavoro, Don Marco Cagol, che ci ha raggiunto. Parlare questa sera non è facile. Non è facile per varie ragioni. Primo, perché una serie di cose che dirò non sono particolarmente piacevoli. La seconda ragione è perché quei dati che avete visto nei numeretti sono il frutto di un lavoro che ho fatto come presidente dell'Istat, in particolare alcuni di questi, proprio per descrivere una crisi che sembra senza fine, trovando attenzione ma anche tanto disinteresse.
La terza ragione è perché, avendo fatto per 10 mesi il ministro del lavoro e delle politiche sociali, giustamente voi mi potete dire: ma tu che hai fatto? Perché vieni qui adesso a raccontarci cosa hai fatto in quel periodo? Su questa terza domanda mi sento un po' più forte, non perché abbia fatto chissà che cosa, ma perché sono l'unico ministro che ha messo su internet un documento su tutto quello che è stato fatto. Lo trovate sul sito del Ministero del Lavoro. Cominciamo da un passaggio della Caritas in Veritate, scusate, della Evangelii Gaudium, l'esortazione apostolica di Papa Francesco. Vi è una tensione bipolare tra la pienezza e il limite. La pienezza provoca la volontà di possedere tutto, e il limite è la parete che ci si pone davanti. Il tempo fa riferimento alla pienezza, e il momento è l'espressione del limite. I cittadini vivono in tensione tra la congiuntura del momento e la luce del tempo, dell'orizzonte più grande, dell'utopia che ci apre al futuro come causa finale che attrae. Da qui emerge un primo principio per progredire nella costruzione di un popolo: il tempo è superiore allo spazio. Questo principio permette di lavorare a lunga scadenza, senza l'ossessione dei risultati immediati. È un invito ad assumere la tensione tra pienezza e limite, assegnando priorità al tempo. Perché vedete, dice il Papa, uno dei peccati che a volte si riscontrano nell'attività sociopolitica consiste nel privilegiare gli spazi di potere al posto dei tempi dei processi. Dare priorità allo spazio porta a diventare matti per risolvere tutto nel momento presente, per tentare di prendere possesso di tutti gli spazi di potere e di autoaffermazione. Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici, senza ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci. A volte mi domando chi sono quelli che nel mondo attuale si preoccupano realmente di dar vita a processi che costruiscano un popolo, più che ottenere risultati immediati che producano una rendita politica facile, rapida ed effimera, ma che non costruiscono la pienezza umana. Questa tensione tra il tempo e lo spazio, tra la voglia di risolvere tutto oggi, magari perché si è stanchi, perché si è spaventati, magari perché si vorrebbe tornare indietro, magari perché voglio soltanto occupare il potere, e il tempo, l'idea che facciamo parte di un processo che ci precede e che ci segue. Questa è la prima scelta culturale da fare questa sera. E nel mio piccolo ho cercato di farla quando, tanti anni fa, ho deciso di fare l'economista, leggendo un libro che avrebbe detto quanto il mondo sarebbe stato nei guai intorno al 2020. Ci siamo quasi. E decisi di provare a dare una mano. Ma è stato anche lo spirito con cui ho cercato di fare il ministro, tentando di avviare dei processi più che tentare di ottenere una rendita politica facile, tant'è vero che ho smesso di fare il ministro, sono tornato all'università, ho perso, diciamo così, il mio lavoro da presidente dell'Istat e faccio il professore universitario, senza indennità, senza vitalizi, senza nulla di nulla, guadagnando un terzo di quello che guadagnavo prima. No, ma non c'è da fare, non c'è da applaudire. C'è da capire la prospettiva. E comincio dal tempo, perché l'esperienza politica mi ha insegnato, per quei 10 mesi, che noi aspettiamo disperatamente il Messia ogni 6 mesi. Qualcuno che ci risolva i problemi così. E se non ce li risolve, ci straniamo. Ci arrabbiamo. Chiaro, la pazienza è forse anche oltre il limite, perché
abbiamo 6 milioni e passa di poveri, bel titolo di giornale quando esce l'Istat, ma in Parlamento, invece di avere quei 7 miliardi e mezzo per azzerare la povertà, io ho ottenuto ben 40 milioni. Adesso arriverò sul perché, non è che sono tutti cattivi, eh? E questo ci aiuta a capire noi come pensiamo le cose. Vedete, nell'ultimo rapporto sullo sviluppo umano, quindi non soltanto sull'andamento del reddito e così via, delle Nazioni Unite, si citano due termini che credo siano assolutamente centrali. Uno è il tema della vulnerabilità. Questa crisi, come diceva il nostro moderatore, ci ha insegnato che siamo vulnerabili. Ci credevamo invulnerabili. Ci credevamo capaci di progredire senza fine nella nostra ricchezza materiale. Perché no? È andato così fino adesso. Non sempre. Voi conoscete la maledizione della terza generazione, che è un'invenzione dei sociologi. Tipicamente avviene una guerra, la prima generazione dopo la guerra ricostruisce, la seconda già se la prende un po' più comoda, ma non fa in tempo a distruggere quello che la prima generazione ha costruito, la terza ci riesce perfettamente. Grazie al cielo noi non abbiamo più guerre come nel passato. E dunque il senso di vulnerabilità si perde. Io ricordo mia madre che raccontava della guerra. Si perde, e anche positivamente, perché magari uno capisce che la guerra è ignobile e non va perseguita, ma ha creduto nello sviluppo senza fine, nella crescita della ricchezza senza fine. E più o meno a favore di una parola che esiste in italiano ma che si usa molto poco, che si chiama resilienza. La resilienza è un concetto fisico. Se io do una botta qui, il tavolo non si è mosso. Se invece io do una botta su un materiale elastico, quello assorbe il colpo e torna indietro, riassumendo la posizione di partenza. Quella è la resilienza. Se io invece sono un materiale che assorbe l'urto, ma non torna indietro, resto nella posizione dopo l'urto. Secondo voi, noi dove siamo? Come paese? Abbiamo letto l'urto e non ci siamo fatti nulla? Abbiamo preso l'urto e stiamo ancora acciaccati? O stiamo reagendo alla crisi? Bene, la resilienza non è un fatto che viene solo al DNA, in parte, ma insomma, è come ci organizziamo, e come organizziamo la nostra società. Allora, il primo punto che vorrei spiegare questa sera è che noi non abbiamo costruito in questi anni una società resiliente. Non abbiamo insegnato ai nostri giovani a essere resilienti, ma gli abbiamo insegnato spesso che era meglio finito la scuola superiore e andare subito a lavorare, perché tanto c'era l'opportunità di farlo. Perché devi studiare? Perché devi prepararti a un mondo più complicato? Vieni a lavorare con me, che problema c'è? Abbiamo insegnato ai ragazzi che potevano fare quello che gli pareva nella loro vita, senza neanche domandarsi che cosa avrebbero fatto dopo aver studiato certi temi piuttosto che altri. E poi gli abbiamo detto che il lavoro manuale non serviva più, ma il lavoro manuale intelligente. Poi invece gli abbiamo detto che era l'unica cosa che contava. E poi ci stupiamo che i giovani siano un po' confusi. E poi abbiamo chiuso gli occhi. Abbiamo chiuso gli occhi di fronte al 12% di giovani italiani che lasciano la scuola dell'obbligo prima di averla completata, e chiudiamo gli occhi di fronte al 44% dei giovani che ci ostiniamo a chiamare stranieri che lasciano la scuola dell'obbligo prima di averla completata. 44%, uno su due.
ci siamo preoccupati in questi anni, non molto, devo dire, se non insegnavamo bene la matematica, se non insegnavamo bene la logica, se non insegnavamo bene addirittura la grammatica. Pensate che soltanto il 3,3% degli adulti italiani, non parlo neanche dei giovani, in una classifica internazionale basata su test, come quelli che si fanno a scuola, solo il 3,3% degli adulti italiani è a livello elevato nella comprensione di testi in italiano, a fronte del 20% per esempio della Finlandia. Mentre abbiamo il 70% degli adulti nei livelli 0, 1, 2 in una scala fino a 5. In matematica abbiamo che soltanto una quota minima dei nostri studenti è bravo in matematica e capisce i problemi matematici. Pensate che molti, in termini medi, degli ragazzi italiani che escono dalle scuole, non dalle scuole, dall'università, si trovano a un livello di educazione comparabile alla media dei giovani che escono dalle scuole superiori in altri paesi. Insomma, morale della favola, abbiamo un grosso problema di formazione, di capitale umano, che è quello che fa la resilienza, perché è quello che ti consente di interpretare il mondo in cui vivi. Tutta colpa dello Stato? No. Le imprese italiane sono tra quelle che investono di meno in formazione dei propri dipendenti. Cioè, ma noi abbiamo imprese piccole. Beh, anche a parità di queste cose, noi investiamo poco nel capitale umano. E poi ci stupiamo se non riusciamo ad adattare i nostri modi di produzione e così via a un mondo che cambia. Cioè, non so quanti di voi hanno letto i libri di Edoardo Meisi sulla storia di Prato, lui adesso è un parlamentare. C'è una bellissima Prato, tessile, cinesi. C'è una bellissima storia in un capitolo di un suo libro in cui racconta di un imprenditore il cui contabile, il contabile dell'impresa lo chiama e dice: dottore, dobbiamo assolutamente vederci. Dice: sì, ma io non ci sono. Dice: guardi, quando può darmi un appuntamento? Dice: facciamo le 5 oggi pomeriggio, adesso rientro. Dice: va bene, alle 5 per me. E il capitolo racconta, in modo molto scherzoso, la giornata dell'imprenditore che cerca di capire che diavolo gli deve dire il contabile. Alla fine conclude che gli deve dire che arriva la finanza, perché è l'unica cosa che può giustificare un'urgenza di questo tipo. Quindi incontra il contabile, il quale gli spiega che avendo comprato prima della svalutazione della lira e avendo venduto dopo, quell'impresa ha guadagnato 7 miliardi. L'imprenditore fa: e come ho fatto? Ecco, questo mondo dobbiamo dimenticare, questo mondo non esiste più e tu fai 7 miliardi senza accorgertene. Non lo abbiamo capito in tempo, non ci siamo preparati a cambiare regime. E allora mi è stato chiesto di centrare il tema della formazione. Qui dobbiamo distinguere tra l'educazione e la formazione. L'educazione si fa tipicamente a scuola, la formazione è molto più ampia, coinvolge i media, coinvolge la comunità, coinvolge la cultura. E allora dobbiamo domandarci quali sono stati i messaggi che abbiamo passato sempre sulla resilienza. Noi per anni abbiamo osannato i manager. Pensate alle grandi figure di manager che adesso sono spesso sui giornali. Non abbiamo magnificato l'imprenditore. Parlando con un ragazzo ultimamente che fa il manager, che sogna di fare il manager, gli ho detto: dico, ma tu perché vuoi fare il manager e non vuoi fare l'imprenditore? E sei matto, che devo rischiare i soldi miei? Pensate quanto è vero questo modo di pensare. Io
voglio fare i soldi, ma coi soldi degli altri, non con i miei. E abbiamo perso questa capacità quindi di fare impresa in modo moderno, anche perché abbiamo sprecato, so che poi mi arriveranno domande su questo, il cosiddetto dividendo dell'euro, cioè il crollo dei tassi di interesse, grazie all'entrata nell'euro, che altri paesi hanno usato per fare investimenti in infrastrutture, in tecnologie, eccetera, eccetera, e che molte imprese italiane hanno usato soltanto per fare profitti attraverso la finanza. Ne abbiamo perso 10 anni, convinti che quei soldi facili si sarebbero continuati, e non abbiamo investito sul futuro. Ecco, il libro che io ho pubblicato recentemente, che si chiama proprio Scegliere il futuro, ci aiuta a capire come noi non poniamo attenzione a quei numeri che abbiamo visto prima, ma anche al resto del mondo. Siamo un po', non so, lo pigri, ma un po' provinciali, con tutto il rispetto per la provincia che ha fatto grande questo paese. Ma non funziona più così. Quanti di voi, chiedo di alzare la mano ai giovani, conoscono Excelsior, la rilevazione fatta dall'Union Camere, trimestralmente? Qualcuno la conosce? Nessuno. La rilevazione è basata sulle aspettative di assunzioni da parte delle imprese italiane per ogni provincia e per ogni settore di attività economica. E c'è da vari anni. Allora, quando con il ministro Carrozza mi sono impuntato e da adesso c'è una legge per cui l'orientamento al lavoro inizia dalla terza media, tutto da costruire, figuriamoci, abbiamo semplicemente allineato il nostro paese agli altri paesi europei, in cui quando un ragazzo decide quale scuola superiore fare, gli viene detto grosso modo cosa troverà probabilmente da lì a 5 anni sul mercato del lavoro. Poi può scegliere benissimo di fare quello che si sente particolarmente portato di fare, ma è una sua decisione, è una sua responsabilità di informarsi. È la stessa cosa per l'università. Finalmente adesso, negli ultimi 2 anni di scuola media superiore, c'è l'obbligo di fare alternanza scuola-lavoro. Non c'era fino a un anno fa. Adesso va messo in pratica. Noi facciamo arrivare tardi i nostri ragazzi a contatto col lavoro. E poi abbiamo il buco nero dei NEET. Cioè di quelli che non studiano, non lavorano, escono cioè dalla scuola o dall'università e non avendo una possibilità immediata, puff, finiscono nel buco nero dell'inattività. E non in questo modo noi sprechiamo la fatica micidiale che abbiamo fatto per formarli. Secondo alcuni calcoli europei, il costo dei NEET, cioè del non impiego, è pari a 155 miliardi di euro all'anno in Europa, l'1% del PIL. Cioè noi ci sbattiamo. Quanti di voi sono docenti scolastici o all'università? Quanta fatica. E poi vi lasciamo i ragazzi in questo buco nero. Non può funzionare così. Certamente noi abbiamo un sistema di welfare, ma non solo squilibrato. Si parlava della trasformazione dello Stato sociale. Vedete, anche qui vado un po' duro, eh? Chi parla di riforme pensionistiche sui diritti cosiddetti acquisiti, cioè su quanto oggi prendono i pensionati, deve avere il coraggio di dire che vuole bloccare la Costituzione, cioè vuole sospendere l'applicazione della Costituzione, perché quello legalmente è appunto un diritto acquisito. Vi ricordate
quando Massimo Troisi anni fa faceva annunciazione, annunciazione, la storiella, no? Che andavano nella casa di Maria, cioè, alla fine si scopre che non è annunciazione, annunciazione, avemmo sbagliato casa, era l'angelo che aveva sbagliato casa. Ecco, noi dovremmo dire avemmo sbagliato stato sociale, perché così non può essere. Vaglielo a dire a chi ha costruito una vita ipotizzando in un certo modo e soprattutto a chi magari oggi passa una parte della sua pensione al figlio o alla figlia o al nipote e gli dà una mano. Parto da qui. Ma questo sistema di welfare familiare, secondo voi, cura la vulnerabilità? Probabilmente sì, dà una mano a chi, ma crea resilienza? Attiva? Stimola a impegnarsi? Ecco, bisogna cambiare lo stato sociale per fronteggiare la resilienza, per fronteggiare la vulnerabilità, costruendo resilienza. E questo è solo un esempio per dire del cambiamento culturale di cui abbiamo bisogno. Mi avvio alla conclusione, lei ha detto che parlava poco. Altre tre rapide considerazioni. Il 40% dei lavori che oggi vengono fatti, secondo il Bureau of Labor Statistics americano e secondo uno studio europeo, tra 15 anni non ci saranno. 15 anni è neanche metà di una vita lavorativa. Abbiamo bisogno disperato di riorganizzare il nostro stato sociale per gestire una situazione come questa. Come hanno fatto i tedeschi, i medici tedeschi, con queste famose riforme di questi anni? Hanno detto nel 2010, bene, mettiamo insieme, adesso traduco al volo, la cassa integrazione con il sussidio di povertà che l'Italia non ha. A proposito, solo l'Italia e la Grecia non hanno un sistema di lotta alla povertà, chiusa parentesi, hanno messo insieme questi due sistemi e hanno detto se tu perdi il lavoro non ti preoccupare perché non finisci per strada. Poi hanno costruito una Panzerdivisionen, cioè la loro agenzia per il lavoro, 100.000 persone che cercano il lavoro per chi l'ho perso, con un sistema informativo degno di Google. 100.000 persone cercano il lavoro a chi lo ha perso. E poi hanno detto, allora, a questo punto non puoi pure aggrapparti al tuo posto di lavoro se la tua impresa sta chiudendo. Quindi, lasciati andare, diciamo così, finisci nella rete, ti tengo su io, ti riformo, ti cerco lavoro, se rifiuti il primo lavoro va bene, il secondo lavoro va bene, il terzo lavoro comincia a perdere il sussidio, una parte del sussidio di disoccupazione, devi anche essere pronto a muoverti in Germania, ma se ti devi muovere scatta l'assicurazione che tu hai fatto per una vita, che hai pagato in parte tu e in parte le imprese, per pagarti i costi di trasferimento. Voi capite che è un sistema che suona molto più resiliente del nostro? Certo, ci hanno messo 24 miliardi l'anno in più, perché l'hanno avviato nel momento peggiore della loro crisi, ma adesso guadagnano perché il tasso di disoccupazione è sceso. Certo, hanno 7 milioni e mezzo di mini job, cosiddetti, cioè di lavoretti. Job non è solo il lavoro in inglese, il posto, ma è una parola tedesca che vuol dire lavoretto. Quindi un mini job è un mini mini lavoretto. Non è proprio il massimo della vita. Però poi scoprite che questi mini job servono molto, per esempio, per il lavoro femminile, part time o altri tipi di lavoro che magari aiutano la famiglia consentendo alle donne una conciliazione casa-lavoro migliore. Tant'è vero che
relativamente pochi di quelli che in Germania hanno un lavoro a termine e vorrebbero un lavoro a tempo indeterminato. In Europa il 50%, cioè il 50% delle persone che hanno un lavoro a termine sognano un lavoro a tempo indeterminato. In Germania siamo intorno al 15%, perché una parte di questi lavoretti è una scelta, non è un... Naturalmente tutto questo funziona se l'economia cresce, perché se l'economia non cresce, puoi aver costruito la Panzer Divisione, puoi aver costruito il sistema informatico, non vai molto lontano. Io sono molto contento che la famosa garanzia giovani, che finalmente è partita, pensate voi, finalmente collega in rete 540 centri per l'impiego con un unico database. Cioè li abbiamo collegati in internet, finalmente, ci ho messo 6 mesi a convincere le regioni a farlo, però insomma, e anzi una provincia ha detto, voi ci ridate i soldi della garanzia giovani? No, voi avete un tasso di disoccupazione molto basso, allora io non divido i miei dati con voi, non ve li do i miei dati. Abbiamo un problema in Italia, che le competenze sulle politiche attive del lavoro, quelle che dovrebbero aiutare, sono regionali, la formazione professionale è competenza regionale, i centri per l'impiego sono gestiti dalle province, ex province, adesso dalle regioni. Dice, ma allora il ministro del lavoro che ci sta a fare? O fa appunto questi, avvia questi processi che magari non sono associati a una legge che porta il suo nome, ma producono effetti nel medio termine, oppure cerca di cambiare le leggi, così dice, vedete, perché poi non è che ha molti altri strumenti. Seconda, penultima considerazione. In Italia abbiamo un tasso di natalità delle imprese molto basso. Noi ci riempiamo la bocca con il mito delle piccole e grandi, piccole e medie imprese. Era un mito, ora non lo è più. Abbiamo dei tassi di natalità delle imprese molto basse e questo è un problema serio, perché sappiamo che un basso tasso di natalità non aiuta la crescita della produttività, perché restano in vita imprese decotte invece di essere spazzate via dalla concorrenza. Ma perché i ragazzi non aprono imprese? Certo è complicato, meno complicato di come talvolta qualcuno ci racconta, ma è complicato soprattutto non sul piano delle procedure. C'è qualcuno che prova a fare un'impresa qui ultimamente? Alzi la mano. No, la partita IVA è un'altra cosa. Mettere su un'impresa, le famose start-up. Allora, mi dicono che fare le start è molto semplice adesso con le imprese a un euro cosiddetto, è l'app che è il problema. E l'app è il problema perché le banche non sono particolarmente orientate a investire su un giovane. Vi racconto una storia bellissima. Qui vicino avete H Farm a Treviso, dove c'è appunto questo incubatore di nuove imprese. Qualcuno mi ha raccontato di un altro incubatore e appunto questo ragazzo ha messo 10.000 euro in questo incubatore e quindi ha cominciato a incontrare i ragazzi che poi lanciano queste nuove start-up. Ha incontrato un astrofisico italiano, laureato in Italia, che è stato preso alla NASA. Dopo 2 anni se n'è andato sbattendo la porta, perché il direttore del settore dove lavorava non gli voleva fare il progetto che lui aveva sviluppato. Obama ha sentito parlare di questo progetto, ha licenziato il direttore e ha preso lui come consulente. Qual è il progetto? Dalla Terra a Marte il viaggio è lungo. Abbiamo bisogno di una stazione in mezzo. Bene, questo ragazzo ha calcolato che c'è un asteroide. Non è proprio sulla strada, quindi bisogna spostare l'asteroide, metterlo lì. Ha calcolato che se lo mettiamo lì non si sposta più per tutta l'eternità. Lo mettiamo lì, lì ci costruiamo la stazione intermedia e andiamo su Marte. Cioè tu sei scemo.
immagino la reazione del direttore. Voi cosa avreste fatto come direttore di questo? Dice, ma tu sei scemo completamente, ma di che stai parlando? Bene, qualche settimana dopo che mi era stata raccontata questa cosa, ho visto che la NASA era venuta per parlare col CNR italiano, perché l'idea, come sapete, la Luna è di una povertà di minerali micidiale. Cioè, abbiamo sprecato tutti quei soldi per andare sulla Luna sperando di usare, poi non c'è niente sulla Luna. Bene, la NASA sta facendo un progetto per catturare asteroidi invece pieni di minerali, metterli in orbita intorno alla Luna, così si fermano e la piantano di viaggiare per l'universo, e piano piano ci riscaviamo e ci prendiamo i materiali. Allora, il mondo, una parte del mondo funziona così. Ora non è che dobbiamo fare tutti gli astrofisici, ma una parte del mondo funziona così, ed è una generazione che ha bisogno di capire quali sono le opportunità. Ed è l'ultima considerazione che faccio. Mi raccontavano recentemente della Puglia. Forse avete sentito dai media che quest'anno la Puglia stava per affondare, quanti erano i turisti. I pugliesi cominciano a stranirsi dicendo che c'è. Come è possibile che la Puglia abbia così tanti turisti? Com'è possibile che la Puglia abbia una fabbrica messa su da giovani che stanno producendo i droni, quelli che volano, migliori al mondo, e stanno cominciando a vendere droni in tutto il mondo? Che è successo in Puglia? Bene, è successo che, usando bene i fondi comunitari, per esempio, sono state finanziati i voli, l'arrivo sugli aeroporti della Puglia di Ryanair. Dice, ma che ci vuole? Tu finanzi una compagnia aerea, certo che ci viene. Ma voi avreste scelto Ryanair? O avreste scelto magari Lufthansa? Bene, la scelta di Ryanair è stata una scelta perché Ryanair è usata dai giovani. E i giovani stanno su Facebook. Per cui i giovani che sono andati in vacanza in Puglia hanno raggiunto facilmente, attraverso gli strumenti di social network, ognuno, centinaia e migliaia di persone, di giovani, dicendo quanto è bello andare in vacanza in Puglia. Sono stati usati i fondi pubblici per creare queste start-up molto innovative e per far rientrare in Puglia giovani, di quei 94.126 giovani che se ne sono andati l'anno scorso, perché gli è stato detto qui c'è un ambiente dove i giovani vengono valorizzati. Sono piccoli esempi, per dire che non è che improvvisamente questo paese è diventato incapace di fare tutto, no, ma abbiamo bisogno di un'idea. Abbiamo bisogno di una scelta culturale sul futuro. Come si fa? Si studia, ragazzi, e anche non ragazzi, si studia tanto, ci si informa, si leggono le riviste, anche soprattutto in inglese, si scava, si cerca la propria strada, perché nessuno te la regala. Non è più così. Nessuno verrà in Italia e dirà, oh poveri italiani, come siete messi male. Adesso arrivano i cinesi, notizia di ieri, 2013 è stato l'anno, 2014 è stato l'anno in cui l'Italia è diventata per i cinesi la maggior meta di investimenti nelle imprese italiane. Verranno per tenere su le imprese o prendersi i brevetti e andare da un'altra parte? Questo per dire che se anche arrivano i soldi, non è che necessariamente sono soldi che fanno imprese. Abbiamo bisogno di mobilitare tutte le migliori risorse che abbiamo, e ne abbiamo, non solo quell'astrofisico matto di cui ho parlato prima. Conclusione, e poi sono pronto a rispondere alle vostre domande.
in un mondo che cresce e che per fortuna ha tirato fuori centinaia di milioni e miliardi di persone dalla povertà estrema a cui i paesi sviluppati li avevano condannati per generazioni, tutto è molto più complicato, ma tutto è anche molto più pieno di opportunità. Si colgono queste opportunità se uno si impegna molto, volevo dire, stavo per fare un gesto, se uno si impegna molto, se uno non solo non molla, ma cerca di usare le opportunità che ci sono per immaginare la strada. Studiare, ricercare, capire la propria strada. Non è facile, tutt'altro. Quindi non prendetemi per uno che appunto vive da un'altra parte. Ma è possibile, come molti dimostrano. Io credo, e concludo, di nuovo citando l'ultimo pezzo del Evangelii Gaudium per quello che parlavo, su quello di cui parlavo. Scusate, mi sono perso il riferimento. Ho girato pagina inutilmente. Eccolo qua. Ritorno alla frase di prima. A volte mi domando chi sono quelli che nel mondo attuale si preoccupano realmente di dar vita a processi che costruiscano un popolo, più che ottenere risultati immediati, che producano una rendita politica facile, rapida ed effimera, ma non costruiscono la pienezza umana. La storia, dice il Papa, forse li giudicherà con quel criterio che enunciava Romano Guardini. L'unico modello per valutare con successo un'epoca è domandare fino a che punto si sviluppa in essa e raggiunge un'autentica ragione d'essere la pienezza dell'esistenza umana, in accordo con il carattere peculiare e le possibilità della medesima epoca. Realizzare la pienezza dell'esistenza umana passa per il lavoro, non come quanto guadagni, ma come realizzazione di se stessi, con il carattere peculiare e le possibilità della nostra epoca. Grazie.